Sono stanca di sentire che ogni volta che si parla direttamente o indirettamente della Lega o magari anche di Giorgia Meloni e quindi della lista di Fratelli d'Italia, automaticamente c'è la dicitura, l'etichetta attaccata, xenofobi, razzisti, populisti. Ora, se un partito che legittimamente prende il proprio, democraticamente prende il proprio consenso e sta crescendo nei consensi, che dice le cose normalissime, ossia che vogliamo che i nostri confini siano protetti, che vogliamo che ci sia una gestione dell'immigrazione diversa, che crediamo che questa Europa sia egoista e non stia insieme, non abbia creato le condizioni insieme per poter far sì che i singoli paesi membri possano essere tutelati. Ha parlato di ruspe, Salvini, Saltamartino, noi ce lo siamo inventati se noi. Se diciamo che chi in casa, poiché lo Stato manca, si difende, quella è legittima difesa ed è sempre legittima. Se queste cose, che sono cose credo di buon senso, debbano essere tacciate per essere xenofobe e razziste, allora qualcuno mi dovrebbe spiegare. Una rassegna stampa di quello che ha detto Salvini e ci mettiamo d'accordo. E soprattutto questo dovrebbero farlo i quotidiani. Le porto una rassegna stampa. Diciamo Saltamartini che i giorni ogni tanto sfuggono di mano, no? Quando uno arriva in televisione con la pistola. Detto questo, e comunque se io dico testuali parole, perché l'ho detto anche in aula, la Santanchela Morani e Eraldo erano presenti. Se a un certo punto dire, me ne assumo tutte le responsabilità, che è paradossale che in Italia siano messi in carcere le persone che si difendono e magari quelli che hanno compiuto i reati, gli si dà pure il contentino e la ricompensa per quello che hanno commesso, vuol dire allora che mi dispiace, io sono contenta di beccarmi l'appellativo di populista perché credo di difendere in questo modo gli italiani.